Allora, questo plastico è stato realizzato da me e con l'aiuto di altri amici che hanno dato un contributo determinante alla sua realizzazione. Questo plastico riproduce una grande stazione ferroviaria di confine tra le ferrovie italiane e le ferrovie slovene o ferrovie jugoslave in caso di epoca 4. Le ferrovie italiane arrivano dalla parte sinistra del plastico, si fermano all'asse del fabbricato viaggiatori e proseguono fino appunto all'asse del fabbricato viaggiatori. Dall'asse del fabbricato viaggiatori verso la parte destra del plastico, si entra nel settore di competenza delle ferrovie slovene. Il castello di Rocato, che è alla sommità del quinto modulo, rappresenta il confine di stato fra Italia e Slovenia. Nel plastico vi è poi una seconda stazione dal nome sloveno che si chiama Santa Lu Sveta Lucia Vas, cioè Santa Lucia Borgo, come sarebbe in italiano, che un tempo, fino al 1945, faceva parte della rete ferroviaria italiana. E poi, dopo il 1945, con la fine dell'occupazione italiana della Slovenia e della Seconda Guerra Mondiale, è rimasta in territorio jugoslavo in seguito agli accordi di pace, allo stesso modo come è successo con Gorizia e Nova Gorica. Il centro abitato di Santa Lucia, quindi da considerarsi metà, due terzi del centro abitato provengono dall'Italia, la stazione di Santa Lucia cade come stazione principale, mentre un terzo dell'abitato cade in Slovenia, as the moon was rising in your eyes. Deep down inside, on and on a light was shining bright through. Ah, la luna, the light that we fell under the spell of the moon. Yeah.
massima come sono fatti in Slovenia. Sì, non è finita, non so se... Ecco. Ma di essere un negozio. No, più di un negozio. Il treno regionale di Trenord proveniente da Piacenza e diretto a...